Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, siamo tornati su Civilization 6 nella nostra partita, la nostra sfida mondiale per la conquista del mondo. Non siamo ancora riusciti a conquistare completamente l'Europa, però abbiamo già unito nello scorso episodio Tomiri che ci ha attaccati, ha attaccato i nostri alleati, ha distrutto delle città-stato e noi siamo riusciti a cacciarla e conquistare una città dal nome impronunciabile che è diventata Augusta delle Steppe dell'Impero Romano. Ora, voi sapete che abbiamo un obiettivo in questo episodio e l'obiettivo è, ve lo dico subito, è quello di fare più coloni possibili. Tra l'altro adesso ne compriamo uno e andare a fondare città sul continente africano. Perché in Africa? Perché abbiamo un vantaggio di età dell'oro, Hic sunt Dracones, le città partono con 3 abitanti e lealtà. Quindi noi dobbiamo sfruttare questa cosa il più possibile. Poi abbiamo qualche lavoratore che possiamo sfruttare per benino e poi che cos'altro? Che mandiamo ad Alessandria un lavoratore per recuperare il cotone e poi l'incenso. Non siamo più in guerra, abbiamo l'esercito più forte del mondo conosciuto. 3 alleati, quindi adesso ci stiamo dedicando molto anche alla tecnologia. Ad esempio, la vela quadra ci permetterà di comprare una fregata che poi può annichilire Oslo. E Skedsmo, per farvi un esempio, una volta fatto questo, poi possiamo conquistare anche il nord Europa senza grossi problemi. Ok. Spero che stiate bene. Io sto alla grande e adesso andiamo alla ricerca del Giappone. Esplorazione del Giappone con le galere. Ma c'è un congresso mondiale. Attenzione, cosa succede? Emergenza militare. Giulio Cesare ha catturato Kostromskaya. Sì, Augusta delle Steppe. Noi votiamo contro, voglio proprio vedere se qualcuno adesso mi dichiara guerra per riprendere Augusta delle Steppe. Sarei veramente curioso. Signori, Tomiri e Harald ci ridichiarano guerra e hanno un obiettivo questa volta, questi due asini. Hanno 40 turni per catturare Augusta e se perdono, il bersaglio guadagna più della forza di combattimento verso gli attacchi del centro cittadino contro un'unità, il bersaglio riceve 200 supporto diplomatico. Insomma, volevo fare tutt'altra cosa in questo episodio, ma veramente tutt'altra cosa. Ma ora mi tocca. Non sono mica triste, sono contento. Ora mi tocca difendermi e difendere Augusta delle Steppe, che adesso probabilmente portiamo le nostre balestre migliori in questa posizione. Parigi non ha più la necessità di tenere questa rotta, mandiamo la rotta ad Alessandria per cercare di costruire Petra, la migliore meraviglia. Petra. Ok. Roma sta lavorando ad un cavaliere. Andiamo in vittoria schiacciante qua e cerchiamo di fare fuori le unità che sono in mare, a Treviri. Ok, giusto per rompere le palle. Turno successivo. Sono curioso di vedere quando questi mettono in mare le loro unità e io gliele bombardo. Sono curiosissimo. Allora, volevo mandare questo cavaliere in Africa a fare esplorazione e ce lo mando comunque. Ce lo mando comunque a fare esplorazione, a catturare villaggi perché mi interessa. Opla! Wow! Sono riuscito ad uccidermi un uomo d'arme? Tutte bestie. Non ho ancora abbastanza salnitro, ahimè. E Alessandria va a Parigi per portarsi a casa punti di produzione in più. Eccolo, Giappone. No. Sì, questa è la Corea e questo è il Giappone, ragazzi. Oddio mio. Qui siamo già in Kamchatka. Completate le terme di Aquileia. Yeee, zona industriale. Adesso dovremmo avere un più 3. Eccolo. Abbiamo un emissario. Akkad è in guerra contro di me, così come Samarkand. Adesso cerco di ribaltare la situazione di Akkad. Però una cosa che mi interessa è vedere se Gilgamesh non accetterà la proposta. Vabbè, ma se non accetta Gilgamesh,
Che gli devo dire? Che gli devo dire? Non lo so. Sono ossessivo? No, non ancora. Sì, adesso. Adesso. Per fortuna che Parigi ha fatto uno schermagliatore. Non sono poche le unità nemiche, ma c'è anche da dire che devono sbarcare. E quando sono in mare io le crivello e la cosa diventa divertentissima. Ad esempio adesso Treviri può bombardare questo Variago e poi anche con le frecce. E eccolo qua che ha affondato, colpito e affondato. E qui posso finalmente fare... Ah no, scusate. Pensavo un upgrade, ma non è vero. Ok, schermagliatore a sua volta va in Africa. Budica si attacca. Questa unità, ma Budica non ha più forza perché è finita la sua epoca. Qui abbiamo terminato un cavaliere. E vado a fare... voglio fare una bombarda, ma non ho le risorse al momento. Ho le risorse per tanta, tanta cavalleria. Queste sì. Schermagliatore completato. Possiamo fare una bella legione. No, facciamo un balestriere a Parigi. Qui abbiamo fatto un costruttore che ci serve. E adesso ad Odessa potrei fare una zona industriale con un bel più 4 di bonus adiacenza, perché ci avevamo già lavorato. Non Opla, l'occhio del Sahara. L'occhio del Sahara ci dà un punteggio epoca. Beh, che spettacolo! Fondare una città su una meraviglia naturale. Aia, 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 arrivano. Arrivato Miri, ragazzi. Cambiamo le carte subito perché servono i bastioni al posto di produzione di cavalleria. Gli artigiani, ecco questo più 7, vediamo. Allora, l'invenzione è importantissima, la metto al posto del contratto feudale. I bastioni. Salva. Perché adesso questa unità è in fortissima difficoltà. Io rischio di trovarmi Treviri praticamente completamente circondata. Forse avrei dovuto portare questa cavalleria. L'avrei dovuto fare, non ci ho pensato e sono stato un po' sciocco. Ormai è tardi. Allora, qui sconfitta rovinosa. Cavallo contro trabucco, veramente. Li lasciamo venire avanti, allora. Li lasciamo venire avanti e poi lasciamo che le nostre mura li bombardino. Questa può essere un'idea. Turno successivo, adesso una cavalleria comunque arriva a dare una mano contro i norvegesi. E noi qui proviamo a vedere se si riesce ad arrivare in Alaska a questo punto. Che potrebbe essere già... non questo, potrebbe esserci lo stretto di Bering senza mare aperto e... Vabbè dai, niente, abbiamo perso un sacco di unità difensive, adesso Treviri è esposta all'attacco norvegese. Ho soltanto della cavalleria pesante a dare una mano. Pensate un po'. Ok.
Ok. Fondiamo una città sull'occhio del Sahara. Arpino? No, non sarà Arpino, sarà Cartago. Cartagine, anche se lo so che ragazzi, Cartagine non era qui, era un po' più in questa posizione, ma vabbè, non... la geografia qua non è che posso chiedere molto. Intanto fondiamo questa città che parte con 4 abitanti, che non è poco, e però muore di fame ovviamente avendone 4, quindi compriamo anche un territorio per farlo lavorare con le olive. Aiuto. E facciamo un bel monumento. Sì, qui guardate che c'è la città del nostro amico. Va bene, allora, la cavalleria adesso può andare ad intercettare il berserker, no? Cos'è? Sì, un berserker nemico. Adesso questi però iniziano ad attaccarci. Non è una cosa. Non è così facile come pensavo, maledizione. Non è così facile come pensavo. E comunque loro mi devono prendere a busta delle steppe. Cioè, adesso non so che lavoro stiano tentando di fare, ma non è corretto. Non è corretto. Non sono le grandi Che vele. comunque abbiamo ucciso, adesso abbiamo la vela quadra. E la vela quadra è importantissima contro i norvegesi, è importantissima. No! Devo uccidere questo! Sciocco! Ritorniamo in Europa, che il Nord Africa l'abbiamo esplorato e qui non si può colonizzare niente, c'è da scendere. C'è da scendere. Completato l'anfiteatro, questo basta. Facciamo dei costruttori. E qui adesso non mi serve neanche più il passaggio a nord-ovest perché comunque avendo la tecnologia posso passare con la galea sull'oceano, questo non è un problema. Tattica militare, avanti. Nuova alleanza. Era economica se non ricordo male, ma pazienza se non era economica. No, dai, 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 che ce la si fa. L'unità che prima avevo perso e che si era data una promozione è stata adesso abbattuta. Ottimo. Adesso sono curiosissimo di vedere chi c'è in America, però. Sono curiosissimo di vedere chi c'è in America. E dai che finalmente possiamo. Abbiamo abbastanza salnitro per una bombarda, magari. Oddio. Allora, questi sono arrivati nei livelli 3 anche loro. I dardi del nord. I dardi del nord sono i difensori di Treviri. Male, non male, non male. Non male. Io quasi quasi riesco a prendere Pazirica. Te lo dico. E praticamente arriviamo in Kazakhstan. Siamo a casa della nostra amica. Antipaticissima. Ok. Perfetto. Curiamoci un attimo. La strategia richiede. Comunque questa tecnologia non era utilissima. Produzione in serie è molto meglio. Adesso poi vi spiego perché.
Forza bastioni, fateci sognare. Devono farci sognare un po' meglio, però va bene così. La caravella è potente. Ok. Niente, iniziamo ad andare ad esplorare un po' altrove. E c'è Poundmaker in Nord America. Mi aspettavo l'altro, il cowboy. Mi aspettavo. È un onore incontrarti, Poundy. Come stai? Poundmaker senza nessun avversario in Nord America. Lui se la gode. 808 forza militare, 144 scienza, è molto più forte di noi e se la gode tantissimo perché non ha nessuno che gli rompe le palle. guardate quante città e soprattutto guardate quanta cultura sta già tirando fuori. Assurdo. Marmo e giada. Quanto mi costa? 21 una tanto e 2 per turno. Va bene. Non fanno amicizia. Sì, sì, guardate. Guardate i nordamericani qua. Spero che ci siano gli aztechi giù a rompergli le palle, perché altrimenti non funziona. Scelgo me per le rimostranze in meno, anche se nessuno la voterà. Allora, produrre o acquistare unità militari in cambio di valuta costa meno. Mettiamo l'oro, per favore. Se funzionasse sarei molto contento. Vediamo. Ditaggio e produzione. Allora, Parigi. Roma ha completato un cavaliere. Roma deve costruire una bombarda. Iniziamo ad andare verso Pazirk. Va bene. Palestire, Parigi, Caravella. Dov'è? Coloni. Parigi deve fare coloni. Comprare coloni, costruire coloni e il più possibile colonizzare. A sto punto, allora, possiamo fare qua sotto una città, sotto Roma, comunque Africa, quindi poi c'è il deserto, va bene. Nova urbe mi fa un granaio. Qui abbiamo fatto la zona industriale, facciamo una bottega. Qui abbiamo un balestriere, lo mandiamo. No, no, aspetta un attimo, bello, non puoi attaccare. Ah, perché è dentro la città. Non l'avevo visto. Ok. Andiamo a vedere che c'è in Sud America. Che belle città, tutte belle pulite. No, non hanno mai visto una guerra questi. Non hanno mai visto una guerra questi, signori. Poundmaker. I romani hanno incontrato i nativi americani. Ma chi l'avrebbe mai detto? Spettacolo. Ok, l'alleanza con Batterie è saltata. Adesso di nuovo amici e poi la solita alleanza di prima che era di ricerca in questo caso. Va bene. Completate le mura medievali di Muscovia. Ok, non ci sono servite. Facciamo il granaio. Io qui ho bisogno della bombarda però se voglio andare avanti perché così è un po' pericoloso. Ho sbagliato. Se mettevo qui la balestra potevo attaccare questo corsiero. Peccato, errore mio. Adesso devo vedere quando ho abbastanza denaro di fare quella nave da guerra, la Man at War,
che ci cambia un po' la vita contro i norvegesi, questo ve lo posso assicurare. Tanto abbiamo passato la California, siamo quasi in Messico. Oi, 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 oi. Che brutte persone, guarda cosa combinano. I poveri dardi del nord. Però succede che io comunque le unità gliele vado a annichilire ugualmente. E stesso discorso qua. Perfetto. Non c'è il Messico, non c'è nessuno in Messico. Dai, no, ragazzi, così non va bene. Abbiamo un grande ingegnere. Sì, costruisci istantaneamente mura antiche e medievali in questa città. Ma col cavolo, passo! Ma io ne voglio un altro di grande ingegnere. Ma stiamo scherzando. Io qui ho Petra che va avanti da 150 turni. Non scherziamo, per favore, eh? Non Tutto ciò che scherziamo. può essere. Non scherziamo. Tanto la nostra forza militare un po' scende con questo conflitto. Però quella di Harald è ridicola. Quella di Harald è ridicola. Allora, Parigi, quanto mi serve per comprare una nave da guerra? Una fregata? 1680. Quindi mi stai dicendo che dai, fra 7-8 turni ce l'ho. Poi dipende da quanto spendo, chiaro. Andiamo sull'industrializzazione perché la cosa mi piace. Qui abbiamo le mura che facciamo al momento. I dardi del nord si devono curare. Tu invece vai a fare sempre le segherie. E noi di nuovo qua attacchiamo i nostri vicini di casa. Li facciamo uscire dalla loro città e poi li attacchiamo. Non abbiamo fretta. Buon Il Dio, Brasile c'è in Sud America. come se lo. C'è il Brasile, ragazzi, è un onore incontrarti. Mi fa piacere perché il Brasile è ultra culturale e questo vuol dire che se Pawn Maker vuole vincere con la cultura, no, beh, il Brasile non ha fatto niente. Ma che tristezza! Voi dovete vincere con la cultura. Va bene. Compriamo il cacao. E avanti. Ce li abbiamo tutti? No, c'è ancora una civiltà sconosciuta. E allora saranno gli argentini, saranno i Mapuche. Saranno i Mapuche l'ultima civiltà, ragazzi. La butto lì. Mapuche, ultima civiltà. Oh, bello così, si sono esposti bene per bene. Si sono esposti per bene come volevo io. Questo mi fa molto piacere. Fa molto piacere. Allora, costruttore completato. Sarebbe il caso di iniziare a fare un porto da queste parti. E qui rimaniamo in vigila. Qui rimaniamo fermi. Qui rimaniamo fermi. Finché non arriva la bombarda e ho la nave da guerra, si rimane fermi. Qui si fa una piccola cosuccia. Allora, tu colpisci quello in mare. Fa molto danno. Tu colpisci questo in mezzo. Tu fuggi. E questo muore. E adesso praticamente, insomma, loro hanno perso un'unità, noi no. Questo. Le Lo forze sapevo, lo imperiali sapevo, era hanno Lautaro. loro Era Lautaro armate. dei Mapuche. Lo sapevo. Sì, anche perché in Argentina non c'è nessun altro, altrimenti, quindi non è possibile che, non è possibile. Ah, beh, forse i Maya sarebbero già stati qua e c'è la venta. Gli Inca potevano starci. Penso. Allora. Mapuche mi danno un sacco di soldi in cambio di un grande trade. E poi il Brasile.
Bene così. Adesso facciamo che voglio offrire anche dei cavalli. Vediamo chi li accetta. Mapu Mapu vuole i cavalli. Vuoi anche il ferro, Mapu? Ok. Adesso abbiamo perso un'unità anche noi, però. Tutto ciò che è contro. Cambia le politiche. Allora, i bastioni non servono più. Gli artigiani servono. Togliamo i bastioni. Mettiamo le industrie marittime. Beh, navali antiche, ciao. Scusami. Ritorniamo sulla coscrizione. Filosofia naturale, questo va bene. Invenzione va benissimo. Questo va benissimo. Fermo. La bombarda arriva fra un turno. Un turno. Mentre qui, allora, la cavalleria la perdiamo. Se la lasciamo qui la perdiamo. Perfetto. E qui fondiamo Puma. No, beh, qui non fondiamo Puma, qui fondiamo Tripoli. E guardate, parte con 4 abitanti, parte con 4 abitanti Tripoli. Però, ecco, vi dicevo, dipende da poi da quante... possiamo prendere già un'oasi e le olive. Tripoli compra il monumento e si mette a lavorare un granaio. Questo dovrebbe bastare per ora. Niente, adesso possiamo dire esplorazione automatica alla Galea, perché abbiamo trovato tutte le potenze del mondo conosciuto. A livello militare noi siamo i primi in termini di potenza militare. A livello di produzione scientifica noi siamo secondi soltanto a Gilgamesh. A livello di produzione culturale siamo nella parte alta. A livello economico probabilmente siamo i primi. Quindi dal momento che siamo quasi alla fine del Rinascimento, all'inizio dell'epoca della rivoluzione scientifica, è buono essere in questa fase così. È davvero buono. Io adesso chiudo chiudo questo episodio. Pollice in su, commentino se volete. E se volete acquistare dei giochi scontati, Instant Gaming, il link è qui sotto. Sono i giochi più scontati del web, non trovate sconti del genere neanche su Steam. Il sito è legittimo, ve lo confermo. E che dire, fatemi bene, presto!